La tua competenza più importante. Oggi ti leggo la 91esima regola del libro Le 100 leggi fondamentali del successo nella vita e nel lavoro di Brian Tracy. È una legge di cui penso non tutti saranno d'accordo, io personalmente sì, però è assolutamente interessante da valutare. La tua capacità di guadagnare rappresenta il bene più prezioso di cui disponi. Un bene è qualcosa che produce un prevedibile e costante flusso di cassa. Il bene più prezioso di cui un individuo dispone consiste probabilmente nella sua capacità di guadagnare denaro. In un'economia competitiva come in quella in cui operiamo, sfruttare la nostra intelligenza e le nostre abilità per lavorare, essere produttivi in un determinato ambito e guadagnare del denaro può aiutarci a produrre decine di migliaia di dollari ogni anno. Potremmo perdere tutto, tutti i nostri averi, ma finché conserveremo la capacità di guadagnare, potremo continuare a godere dei più elevati standard di vita del mondo. Ti ci è voluta una vita intera per sviluppare la capacità di guadagnare che hai oggi. Ricorda però che questo bene si svaluta, proprio come una macchina o un'apparecchiatura. Impegnati a conservarlo e a migliorarlo per continuare a essere produttivo e a mantenere alto il livello delle tue prestazioni e dei tuoi risultati. Conoscenza e competenza sono le chiavi del ventunesimo secolo. La tua capacità di guadagnare dipende dal mix esclusivo di questi due elementi, nella misura in cui ne disponi in un determinato momento. Tieni presente che, qualora nel tuo settore si registrassero dei rapidi cambiamenti, le tue conoscenze e competenze sarebbero destinate a diventare rapidamente obsolete. Pertanto, se desideri anche solo mantenere il tuo livello attuale di carriera senza necessariamente aspirare ad avanzare, dovrai aggiornare continuamente le conoscenze e le abilità vecchie con quelle nuove. Oggi vieni remunerato esattamente per quello che vali, né più né meno. Ti pagano in base alla tua effettiva capacità di guadagnare. Se desideri migliorare il tuo tenore di vita, è necessario che tu potenzi la tua capacità di guadagnare attraverso un processo sistematico e deliberato di apprendimento e di pratica di nuove competenze e abilità. Come mettere in pratica subito questa legge? 1. Stabilisci quali competenze specifiche ti rendono la risorsa più preziosa all'interno della tua organizzazione. Quali di queste risultano essenziali per generare il reddito che percepisci? Indipendentemente dalla risposta, elabora un piano per migliorare le tue abilità in ognuna di queste aree critiche. 2. Esamina il cammino che dovrai percorrere nella tua vita. In che cosa dovresti assolutamente eccellere da qui ai prossimi 5 anni, se vuoi continuare a godere del tuo attuale tenore di vita o addirittura migliorarlo? Qualunque sia la risposta, identifica le competenze fondamentali di cui hai bisogno ed elabora un piano per acquisirle. Direi che non c'è altro da aggiungere. Qui Brian Tracy parla della capacità di generare denaro, che è una cosa che per qualcuno è veramente una cosa fuori dal comune, perché non ha la mentalità, diciamo, abbastanza aperta sotto questo aspetto per vederla dallo stesso punto di vista di un libero professionista o un imprenditore. E purtroppo ci sono alcune situazioni per la quale effettivamente è impossibile aumentare il proprio valore, ad esempio se facciamo un lavoro che può essere facilmente sostituito, perché vuol dire che non abbiamo nessuna di queste competenze critiche che Brian Tracy suggerisce di sviluppare sempre più, e di conseguenza il nostro valore nel mercato, meglio la nostra capacità di guadagnare denaro, sarà molto molto bassa. Se vogliamo migliorare sotto questo aspetto, dobbiamo sviluppare quelle competenze che ci permettono di farci pagare bene. E detto così sembra banale, ripeto, qualcuno non sarà d'accordo, io personalmente sì, anche perché lavorando con tanti imprenditori ho proprio la conferma di come esistono alcune figure all'interno delle aziende che davvero vengono portate su un piatto d'argento, perché senza di quelle l'azienda stessa avrebbe dei seri problemi. Per cui, se il tuo obiettivo è quello di guadagnare di più, inizia a guardarti attorno, chiediti quali sono le competenze che devi sviluppare, se è una cosa che ti interessa fare e che vuoi fare, altrimenti va bene così. In quel caso inizia a fare questa analisi e inizia a sviluppare le competenze che ti servono per sviluppare a sua volta la competenza di guadagnare di più. Con questo è tutto, io sono Massimo Martinini e ci sentiamo domani. Ciao! Aggiungo, e tu come valuti la tua capacità di generare denaro, generare soldi? Se da oggi a domani dovessi perdere tutto, avresti problemi a ricostruire, tra virgolette, tutto quello che hai o tornare comunque nella situazione attuale, oppure sarebbe davvero un problema? Perché nel secondo caso sappi che effettivamente sei a rischio. Nel primo, se hai la capacità di, come dice Brian Tracy, generare ricchezza, non avrai mai alcun tipo di problema. Con questo è tutto davvero e ti saluto. Ciao!